Tre consigli per il bignè perfetto. Gli ingredienti. Il burro ha la funzione di impermeabilizzare. Che cosa succede? In cottura si sviluppa vapore. Questo vapore, salendo, incontrerà la barriera formata dalla materia grassa e questo aiuterà a formare la cavità centrale. I liquidi hanno la funzione di sciogliere i grassi e i soluti come il sale e lo zucchero e poi che cosa fanno? Grazie a un'aggiunta di una parte di latte avremo maggiore colorazione in cottura in quanto all'interno contiene il lattosio, quindi uno zucchero che andrà a colorare. Sale e zucchero, uno, il sale, il primo che cosa aiuterà? Ci aiuterà a dare sapore perché è un esaltatore di sapidità. Lo zucchero invece avrà la stessa funzione del lattosio contenuto nel latte, quindi ci aiuterà a dare una migliore colorazione in cottura. La farina, altro ingrediente importantissimo, deve essere di media forza tra gli 11 e i 12 grammi di proteine, 240-280 W, perché se andassimo ad utilizzare una farina debole, che cosa succede? Gonfiando il bignè, trovando poca elasticità, cederebbe, quindi avremo un bignè piatto e se fosse troppo forte, tipo una manitoba, il vapore troverà troppa opposizione, quindi non svilupperà bene, avremo un bignè poco sviluppato. Le uova hanno una funzione legante rendendo l'impasto bello liscio, nello specifico i tuorli hanno la funzione emulsionante, quindi ci aiuterà a legare l'acqua all'interno dell'impasto. Gli albumi, che hanno le proteine al loro interno e al glutine sviluppato dalla farina, ci aiuterà a rendere l'impasto più elastico, quindi a intrappolare il vapore quando andremo in cottura. 2. Il betolo. Adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a creare il pastello iniziale, quindi facciamo sciogliere burro, sale e zucchero nei liquidi, ovvero acqua e latte. Perché mettiamo tutto quanto insieme? Perché se noi facessimo scaldare prima i liquidi portandoli a bollore, poi dopo aggiungessimo il burro, il tempo che il burro scioglie, parte dei liquidi cominceranno ad evaporare e quindi a squilibrare la ricetta. Burro e liquidi dovranno bollire per circa 30 secondi perché in questo caso faremo disperdere bene il grasso. La farina la aggiungiamo tutta quanta di un colpo perché? Perché se noi la aggiungessimo poco alla volta, la prima parte della farina andrebbe ad assorbire più acqua rispetto a quell'altra e avremo un impasto poco omogeneo. Questa fase di cottura deve durare per circa 3-5 minuti perché che cosa accade? Andiamo a cuocere la farina togliendogli un po' del suo sapore e soprattutto avverrà la gelificazione degli amidi. Quindi parte dell'acqua verrà intrappolata bene all'interno dell'impasto. Adesso il pastello lo dobbiamo mettere in una ciotola. Allargandolo con una spatola oppure con la foglia in planetaria lo dobbiamo fare intiepidire, lo dobbiamo portare sotto i 60 gradi, quindi sotto la temperatura di coagulazione delle uova. Se andassimo ad aggiungere le uova all'impasto caldo, le cuoceremo. Sbattiamo bene le uova prima di aggiungerle e le andiamo a versare a filo. Prima di aggiungere tutte quante le uova, controllate che l'impasto abbia questa consistenza. Tirandolo su, deve fare un triangolo. Sac à poche e beccuccio da 10 mm.
3. La cottura. Il bignè va cotto in forno statico, evitiamo il ventilato perché la forza della ventola ci aiuterà ad avere un bignè poco preciso. La cottura deve essere fatta su una teglia, placca da forno, senza la carta da forno, ma solamente leggermente unta di burro. Perché? Perché abbiamo bisogno che il bignè aderisca bene alla teglia in modo da poter sviluppare. Se dovessimo avere la carta da forno che comunque è antiaderente o troppo burro, come inizia a sviluppare il bignè si stacca e quindi non cresce. Altro metodo è quello di utilizzare una teglia microforata con tappetino microforato che ha la stessa funzione. L'impasto si attacca bene entrando leggermente nei fori e quindi sviluppa benissimo. Ora, sac à poche, non dritto ma leggermente inclinato, appoggiate il beccuccio sulla teglia, fate uscire l'impasto e tirate. E tirate. Adesso bagnate un pochino il dito nell'acqua e abbassiamo le punte. In questa fase della cottura che cosa succede? L'acqua contenuta all'interno dell'impasto comincerà a scaldarsi, produce vapore che vorrà uscire salendo in superficie. Però, trovando un impasto molto elastico, questa la trattiene. Gonfia il bignè finché non ci sarà la gelificazione degli amidi e la coagulazione delle proteine, che appunto creeranno un bignè bello fermo. Solamente in quel momento apriremo leggermente la porta e faremo continuare la cottura in modo da far asciugare il bignè e evaporare tutta l'acqua. Eccoli belli gonfi dorati. E adesso sono pronti da farcire. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi per non perdervi i successivi.